Di parlare il senatore Ferrara, ne ha facoltà. Grazie Presidente. In queste ore in Yemen si combatte una battaglia cruciale ed estremamente sanguinosa per la conquista della città portuale di Hodeidah. Il porto è una delle poche vie d'accesso per gli aiuti umanitari che alleviano le sofferenze di una popolazione costretta alla fame dall'embargo della coalizione a guida saudita. In particolare vorrei ricordare la piccola Amal, 7 anni, morta di fame e direi indifferenza, un simbolo di questo orrore. Nelle ultime 48 ore i morti sono più di 150, inclusi i civili. Una carneficina che deve finire e che dobbiamo condannare con forza. Il mondo intero si è giustamente indignato per l'uccisione di Khashoggi per mano dei sicari sauditi. Come facciamo a rimanere silenti di fronte a una guerra che continua da anni con immani sofferenze per la popolazione yemenita? Come hanno potuto i media nostrani a dedicare prime pagine all'albero spelacchio e ignorare del tutto chi muore sotto le bombe? Cosa faranno quest'anno i signori dell'informazione mainstream? Continueranno a parlare dell'albero di Natale di Roma per colpire la Raggi o inizieranno a trattare tale argomento? L'epidemia di colera sta provocando la morte di migliaia di civili. Le infrastrutture come ospedali, vie di collegamento, ma anche luoghi di accentramento come mercati, moschee e centri abitati vengono sistematicamente colpiti, causando la morte di moltissimi civili e l'interruzione di servizi vitali. Il Parlamento europeo ha chiesto l'avvio di un'iniziativa finalizzata all'imposizione di un embargo UE sulle armi all'Arabia Saudita, mentre il segretario generale dell'ONU, Gutierrez, ha condannato più e più volte i raid sauditi. Se Khashoggi è stato soffocato e fatto a pezzi dai suoi aguzzini nel silenzio di una stanza di un consolato saudita in Turchia, anche lo Yemen è soffocato e fatto a pezzi a causa di un embargo insostenibile e di una violenza senza fine, nel silenzio dei governi e dell'opinione pubblica internazionale. Questo non può essere accettabile, specie per noi che abbiamo venduto ingenti quantità d'armi all'Arabia Saudita. Nell'immediato è necessaria una tregua che permetta di soccorrere i feriti e mettere in salvo i civili di una città sotto assedio da mesi. È necessario al contempo garantire il transito degli aiuti umanitari alla popolazione yemenita. Secondo l'ONU ci sono 14 milioni di persone in condizioni di precarietà, di questi 2 milioni sono bambini. Concludo, Presidente. La consapevolezza di quanto accade in Yemen sta crescendo e invito il nostro governo ad un'azione decisa all'interno degli organismi internazionali di cui fa parte. Grazie.